Mezzo bicchiere di caffè solubile. Mezzo bicchiere di zucchero bianco. E poi utilizzerò un vasetto di yogurt. Sì, avete capito bene, lo yogurt freddo da frigo, almeno un giorno prima in frigo, quindi dovete acquistare il vostro yogurt almeno un giorno prima e metterlo in freezer 15 minuti prima della ricetta. In questo caso io utilizzerò uno yogurt alla ciliegia. Voi potete utilizzare uno yogurt che vi piace di più come gusto. Però vi consiglio ciliegia, prugna, fragola, sono più adatte per questo tipo di ricetta. Versate uno yogurt da 125 grammi. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. Aggiungete mezzo bicchiere di zucchero bianco, lavorate il tutto con la massima potenza. E voilà, la vostra crema di caffè è pronta. Tutto Tutte le creme di caffè contengono tanto zucchero, soprattutto queste realizzate senza panna. Vi ricordo comunque che la crema di caffè non è un gelato, quindi non ne dovete assumere un bicchiere. Solitamente è un bicchierino, potete realizzare il vostro caffè. Come in questo caso prendiamo il nostro espresso e poi andiamo a versare la nostra cremina. Più o meno questa è la quantità di crema di caffè che diciamo va mangiata. Quindi non si assume tantissimo zucchero perché è davvero pochissima, cioè la mettiamo sopra il nostro caffè. Credetemi, questa crema di caffè realizzata con lo yogurt è davvero deliziosa. Adesso molto dipende dalla marca di caffè solubile che utilizzate e anche dallo yogurt, dal gusto. Quindi quando voi realizzate la vostra crema di caffè, mi raccomando, assaggiate la crema di caffè e poi regolatevi con lo zucchero. Quindi se risulta troppo amara, aggiungete un altro po' di zucchero oppure la lasciate così com'è. Perché si sa che il caffè piace a tutti in modo diverso. C'è chi lo prende amaro, c'è chi lo prende molto zuccherato, chi poco zuccherato. Quindi mi raccomando, zuccherate la vostra crema di caffè in base ai vostri gusti, questa è la base. Poi purtroppo molto dipende anche dal tipo di yogurt che utilizzate, se è dolce, se è meno dolce. Io però non utilizzo uno yogurt con i pezzi di frutta, quindi ho utilizzato uno yogurt alla ciliegia però senza pezzi di frutta. È una crema di caffè davvero golosissima perché è vellutata, una delizia. E come vedete, è super morbida. Anche la crema di caffè all'acqua è buonissima, ma questa veramente risulta vellutata. Guardate la consistenza. Se non volete consumare la vostra crema di caffè con il caffè, potete prendere un bicchierino, il classico bicchierino da caffè. Io sto utilizzando questo in plastica, voi potete utilizzare ovviamente quello in ceramica. Lo so che in tanti ce l'avranno con me perché utilizzo la plastica, ma io questi bicchieri di plastica li riutilizzo per realizzare le mie ricette. Ecco qui. Potete gustare la vostra crema di caffè in un bicchierino, quindi non assumetene troppa perché c'è gente anche comunque che ha problemi con lo zucchero, però potete gustarvi un piccolo piacere. Buonissima da leccarsi i baffi. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video, perché attivando la campanella
vi arriverà subito la notifica quando pubblico un video. E se volete, potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, se vi piace la ricetta, lasciatemi un bel like, ma soprattutto lasciatemi un commento se provate questa ricetta. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima!